Prima di iniziare il video volevo salutare quelli di voi che stanno seguendo questa serie, che stanno supportando il canale, ovvero Axel, Ines Ines, Alessandro Faccio, Doriano FRZ, Joe2856, Il Mondo degli Animali, Ale Antelmi, Ale Cauda, Ale 2000, Sono Delas, sì l'ho pronunciato bene, credo, Elia Martinelli, Rika Olaru, poi anche The Game Infinity, Electro Gamer Play, Giada Galasso, anche Nihada Haliovic, anche Zimbo e Tigro. Poi saluto anche Antonino Merrina, Andrea Monticelli Cuggio. E infine saluto anche Dig2000Max, anche Il Pandoro, anche Sonic e anche Giuseppe Pio Punzi. Mi raccomando, se avessi dimenticato qualcuno non esitate a dirmelo nei commenti, così rimedio nel prossimo video. Ora vi lascio la sigla. Ciao a tutti amici del Branco dei Generi, bentornati su Zoo Animal Park e stiamo per avere un mega ritorno favoloso, il capibara. Ragazzi, mi sono mancati un casino, li avevo vinti un anno fa ma purtroppo li ho persi per via della perdita dell'account. Vi farò un bel habitat e ne voglio una colonia numerosa. Oggi dovremmo essere nel 16° episodio della terza stagione e non so a quale episodio in generale, ne ho fatti tanti. Io, dopo aver fatto quella boiata di spendere i diamanti per la Zoo Class Master cosa, ho vinto un po' di scrigni. Beh, almeno quello, in tutte le cose c'è un lato positivo. Quindi possiamo completarle e ottenere tutti i prossimi animali rari, leggendari e anche epici e retro. Da uno di questi scrigni stiamo per tirar fuori una meravigliosa compagna per il nostro meraviglioso Takin. Infatti non vedo l'ora che abbiano dei cuccioli. Vediamo un po' se c'ho altro da sbloccare. No, ok, apriamolo subito. Dai, comunque ne ho un bel po', Vediamo. Oh, mangiatoia. E la pianta. Sempre una volta che non devo usare le chiavi. Ma sti animali, tra l'altro io sono preparato, da adesso in poi non apro mai gli scrigni se non ho almeno 4 chiavi. Vabbè dai, non è andata così male, la Takin si è fatta desiderare un po', ma neanche troppo. Quindi possiamo sbloccarla praticamente subito. Comunque domenica scorsa, anzi sabato scorso, sono stato alle Cornelle. E a breve, anzi non lo so quanto a breve, però in questi giorni vorrei farci un vlog. Non so quanto tempo ci vorrà perché è un video lungo, quindi ci vorrà il suo tempo editarlo. Guardate che belli Takin. Sarebbe figo se arrivassero i Takin anche alle Cornelle. Sono proprio animali particolari, cioè sembrano yak, ma sono più simili ai mufloni e alle pecore. Proprio belli, poi hanno uno stile tutto loro. Vediamo se posso farli accoppiare. No, attualmente stanno già accoppiando bisonti e giraffe. Almeno finiamo con l'obiettivo là che è in ballo da un po'. Ottimo, abbiamo un giraffino. Se lo rilasciamo, finiamo un obiettivo. Vediamo John cosa ci dice. Wow, questi cuccioli sono forti e sani, perfetti per la reintroduzione. E basta, non ce n'è un altro? John, che delusione che sei. Ok, sblocchiamo il secondo capibara. Quanto li adoro? Tantissimo. Anche una pozza d'acqua. Sì, un'altra volta. Questo mi serve. La pozza d'acqua ce l'ho già. Sì, allora, il video non so quando lo vedrete, però comunque li avevo sbloccati prima di finire il calendario perché avevo troppa voglia di riaverli. Infatti sono contento, sono troppo carini come animali. Chissà l'animale di marzo quale sarà? Spero in qualche antilope, io adoro le antilopi.
Ciao, io sono Eric. Sembri particolare, non sembri forte. Se la tua moglie non abbia paura del lavoro, lavori con me, non è uno scherzo. Non ti preoccupare, sono più forte di quanto sembro. Posso raccogliere 5.000 rifiuti. 5.000 non ci credo. Ma posso malapena restirli io. Ne sei sicuro? Scommetto posso raccogliere in 24 ore. Sì, il premio è buono, però fallito. Fiorentina, nessun bambino con te. Ciao Gianni, sì, volevo un po' di pace e tranquillità, cosa ti porta qui? Non ho abbastanza voci, ho avuto quel tempo a studiare gli gnu, volevo chiedere a Noe Rhino se poteva far rinascere la veterinaria. Fantastico, qualche ragione, non sembri così contento. Sì, hai ragione, la veterinaria può intimidire un po'. Intimibile. Sì, è molto austera. Se vuoi posso venire con te, ti tengo la mano. Posso farcela. Ti accompagno, dai, non voglio dare nessun disturbo. Avanti, andiamo. Va bene, va bene, va bene. Salve, dottoressa Bird. Ciao. Che volete? Ciao Bird, volevo chiedersi qualcosa di particolare per fare il riprodurre il gnu della coda bianca. No, niente di speciale per tenere in mente. Per far riprodurre il gnu della coda bianca. Mi informi se ha parlato con le rene. Sarò felice di supervisionare la cura del piccolo e della madre quando sarà nato. Se qualcosa di cui volete discutere. No, era tutto. Arrivederci. Bene. Già, sembra fantastico. Di forza e di buon umore, ma mi aspettavo che non fosse soddisfatto del 100%. Non lo so, le voci sono poche. E Lucy, che posso fare per te? Voleva chiedermi un favore. Quando arrivo a casa la sera mi manca la compagnia degli animali, che stavo pensando di prendere un animale domestico. Sì, sei già impegnata allo zoo, certo. Come posso aiutarti? Dunque, mi stavo trastullando di una coppia di donnole. Ma sono selvatici, non sono sicura che posso tenermeli in casa. Ecco perché volevo chiedere se potete tenerli voi allo zoo. In questo modo avrò un'opportunità di osservarli in pace. Ma certo, con tutto l'aiuto che ci dà ogni giorno. È pagata! Vabbè. O a meno che non sia volontariato, ma con tutti i diamanti che ci metto. Comunque, credo sia ora di espandere la sala di Terrari. Perché le donnoline non posso metterle qui. Cioè, non c'è spazio. Questo ha zona... Sì, va benone. Che bello, finalmente possiamo dare una sistemata. Intanto, sì, almeno vi faccio vedere la sistemazione. Almeno allunghiamo un po' il brodo, sennò... Viene un video di 2 minuti e i video di 2 minuti non vi piacciono. Cioè sì, non lo so se vi piacciono o no, però se sono più lunghi è meglio. Perché non me lo lascia mettere? Ah, forse è troppo spostato. Ah, ok. Nel mentre vi dico già che a breve uscirà un DLC su Planet Zoo, non so ancora quale. Spero sia o un altro africano o un altro sudamericano o uno oceanico, uno di questi. Ma più di tutti mi piacerebbe un africano con i potamoceri e gli ottocioni, vabbè. Accada quel che accada. Tanto a me piacciono tutti gli animali. Ecco qua la prima donnolina. Che carina. Vediamo un po' cosa possiamo mettere. Allora, il gioco magari più in là, perché mancano i soldi. Però una ciotola col cibo ci vuole. A me sembra che le donnole mangiassero il pesce, però vabbè. Magari mi sbaglio. Sì, gliele prendo dopo le cose, dai. Con calma, non adesso. Prima pensiamo a procurarci la seconda donnola, poi vediamo. Temporaneamente, dato che lo spazio non c'è, sarebbe spostarla al posto del Tamiya, dato che è da sole, mettere il Tamiya al posto delle donnole. Tanto non credo sia un problema per ora, poi li allargherò anche al Tamiya. Ok, vediamo. Ciao Naraina, grazie ancora per le donnole. Penso mi venderò un po' di tempo per conoscerle meglio. Non puoi studiarli se non ti avvicini molto, quindi è il momento delle coccole! C'è qualche possibilità che tu mi voglia aiutare? Tu devi imparare a occupartene, non io! Vabbè, comunque sia una sfida facile, dobbiamo solo accarezzarle e giocarci insieme, quindi è fattibilissimo. Grazie, non buggarti. Ti dovete accarezzare, ecco così. Una fatta, ne restano... Vabbè, avendone due tra l'altro giocando... Ti ci vuole anche meno tempo, invece di doverlo fare in 3 volte lo fai solo in 2. Se avevo 3 donne lo facevo direttamente in... come si chiama? In 1 volta. Vabbè. E raga, ci vuole un po' di pazienza su sto gioco, come su tutti i giochi. E sì, come con i miei video, la gente che si bugga entra nella teca. Sì, il premio cos'è? Una spada e dei soldi, vabbè. Come nei miei video, portate pazienza, perché ultimamente sto lavorando e ho poco tempo, ve l'ho già detto. Poi tornerà Planet Zoo, non vi preoccupate, io non dimentico mai le serie che ho cominciato, io non lascio mai a metà le cose. Se ho lasciato qualche serie a metà, la continuerò appena
Appena avrò tempo, appena me la chiederete, perché può anche essere che una serie non la continuo perché non vi piace, tipo Dog's Life. L'avete vista in pochi e non ho visto, cioè non mi stavo... Cioè, c'ho pronti un po' di episodi, né? Però direte voi se volete che ci torno oppure se va lasciata così. Però io quasi quasi un giorno ci torno. Magari prima finiamo l'era glaciale che ormai l'ho iniziata. Sì, sto episodio è tutto fare carezze alle donnole e sistemare gli habitat. Vabbè, un gioco di zoo alla fine, non è che puoi aspettarti tanto altro. Sì, però mi sto rompendo un po', eh. Grazie Naran, è stato un più gioco che lavoro. Allora cosa pensi? Penso che scegliere animali più mansueti. Le donne sono super graziose, ma i loro denti a cozzi non vanno sottovalutati. Nonostante pensi che sarei in grado di gestirle, se non costato dello zoo e tutto il resto. Sarebbe comunque una tonnellata di lavoro e potrebbe essere un po' troppo quando torno a casa. Capisco, al dono sono animali selvatici, ma qui allo zoo saranno ben accudite. Un altro obiettivo, stavo pensando alle donnole. Ho avuto il pensiero che dato che ne abbiamo una coppia, no! Vogliamo farle riprodurre... No! Ragazzi, nel prossimo episodio faremo riprodurre le donne. Da Nomaster nello zoo è tutto, ciao!